Nuovo capitolo della vicenda ordinanza anti-accattonaggio. Il provvedimento firmato dal sindaco di Como Mario Landrescina, al centro di infuocate polemiche anche a livello nazionale lo scorso dicembre, torna a far discutere. Il gruppo che fa capo all'associazione Civitas, infatti, ha rinunciato alla richiesta di sospensione avanzata nei giorni immediatamente successivi all'ordinanza. A inizio gennaio il TAR della Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento e l'udienza collegiale era stata fissata per oggi. Oggi, però, come anticipato, Civitas ha rinunciato alla richiesta di sospensione. Quindi la giustizia amministrativa non interverrà sul provvedimento ribattezzato anti-accattonaggio del Comune di Como. Un'ordinanza a tempo, in scadenza a fine mese. L'amministrazione comunale, proprio nelle scorse ore, ha annunciato che è pronto un nuovo regolamento di polizia locale. Per quanto riguarda l'ordinanza e in particolare il tema dei bivacchi, ha detto Alessandra Locatelli, vice sindaco di Como, abbiamo effettuato una serie di incontri tra l'amministrazione comunale e le associazioni che si occupano della grave marginalità per confrontarci sul tema e studiare insieme altre soluzioni.